Benvenuti alle news, alle notizie di Quotidiano Medicina, tutti i giorni le pillole, le nostre pillole televisive con la nostra salute in primo piano, con le ultime notizie provenienti dalla ricerca scientifica di tutto il mondo. Vediamo i titoli di oggi. Degenerazione maculare, cioè dell'occhio, colpisce il 35% degli over 70, ma in molti casi la diagnosi è in ritardo. Qui c'è un'inchiesta di Eurisco. 4 genitori su 10 hanno paura di fare il vaccino ai propri figli per possibili effetti collaterali. Dunque, sono troppo pochi gli italiani over 50 che vanno dall'oculista, cioè tra i 50 e i 70 anni, e questo causa spesso una diagnosi ritardata di una grave malattia debilitante, la degenerazione maculare, che ha anche effetti devastanti sotto il profilo psicologico. Sono i dati che emergono dall'inchiesta condotta da GFK Eurisco per inquadrare e meglio conoscere i percorsi dei pazienti prima di giungere alla terapia. Lo shock prodotto dalla diagnosi della degenerazione maculare legata all'età è solo il primo colpo di una lunga e invalidante serie che impatta la vita dei pazienti affetti da questa patologia, che complessivamente colpisce il 35% degli over 70 e può portare alla perdita della vista. Quando l'occhio si ammala, si è messi a confronto con una realtà drammatica, potremmo dire che il corpo si spezza. Altri elementi emersi dalla ricerca sono il diffuso ritardo con cui la diagnosi viene fatta. Basti pensare che, sempre secondo i dati della ricerca GFK Eurisco, il 16% degli italiani oltre i 50 anni, cioè circa 4 milioni di persone, non va mai dall'oculista. La non tempestiva o ritardata diagnosi è infatti la conseguenza di minori risultati sul piano del contrasto della patologia, mentre l'unico intervento efficace rispetto ad un disturbo percepito come subdolo, aberrante e incurabile è rappresentato dalla terapia intravitreale che, è emerso dalla ricerca, crea ancora ulteriore disagio. A venire incontro ai pazienti però c'è un nuovo farmaco oggi rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Quattro genitori su 10 sono titubanti nel vaccinare i propri figli, in quanto il 23% teme gli effetti collaterali, quali febbre, reazioni allergiche, cutanee e non cutanee. E il 18% le possibili conseguenze come autismo o malattie autoimmuni. Da un'indagine effettuata dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute dell'Infanzia e dell'Adolescenza si evince che in Italia solo un genitore su 10 vaccina il proprio bimbo per lo pneumococco, uno su tre per il meningococco, il 10% effettua il vaccino antinfluenza, il 18% quello per scongiurare il rischio varicella. Le malattie esantematiche come morbillo, rosolia o parotite sono le più temute e quindi il 60% dei genitori sceglie di vaccinare il proprio figlio per questa patologia. Il sondaggio è stato condotto su 105 famiglie e 255 pediatri che hanno in cura più di 800.000 bambini. Non vaccinare i bambini, attenzione, potrebbe causare in alcuni soggetti problemi di salute per il futuro. La maggior parte dei tumori, dei timori che molti genitori hanno, il più delle volte è dettata da scarsa informazione. Il 90% degli intervistati preferisce affidarsi a internet piuttosto che chiedere consiglio al proprio medico di fiducia. Bene, vi ricordo che potete rivedere su internet tutti questi video, i focus e le news, andando su Google, su YouTube, digitando Quotidiano Medicina Planis, e compariranno le icone con date, argomenti tra i quali potrete scegliere quello che vi interessa, e potete anche scrivere a info@quotidianomedicina.it un invito che estendiamo anche ai medici che organizzano i congressi. Bene, anche per oggi, per le news è tutto. Grazie per averci seguito. Linea Mario Argentino in regia.